Ciao ragazzi, io sono Erika. E io sono Omar. Allora, è quasi un mese, no, un po' di più di un mese che siamo partiti dall'Italia e abbiamo deciso di viaggiare a tempo indeterminato. In questo momento ci troviamo in Spagna, in Andalusia, e con il nostro camperino Attilius qua dietro a noi. Eccoci il nostro Fiat Ducato del 91, il nostro camper vintage, il nostro Safari Ways. E volevamo dirvi una cosa per quello che riguarda la connessione internet, perché è una cosa fondamentale per i camperisti che sono fuori dall'Italia e per chi viaggia in generale. Allora, noi avevamo una scheda italiana e il roaming dati fuori dall'Italia, quindi in Europa, è di 9 giga, quindi è stato fondamentale comprare una saponetta. Sì, un router. Sì. Un router wifi dove possiamo inserire una scheda nel paese in cui ci troviamo, in questo caso la Spagna, e connetterci con il wifi, con i nostri telefoni. Sì, ci sono vari tipi di router, c'è quello che costa poco, c'è quello che costa tanto. Per il nostro budget abbiamo scelto quello che costa meno, ecco, sui più o meno 40 euro, sì, 40-50 sì. euro. Poi sì. Ci sono anche quelli che costano fino a 300 euro. Sì. Il nostro... Dopo dipende se tu vuoi il 5G o se vuoi il 4G. Il nostro è? È il 4G Plus. Quindi ci basta. No, quello che ci basta. Quello che ci basta. Come funziona? Allora, siamo andati in... Allora, la prima scheda che abbiamo comprato è stata una scheda Orange. Siamo andati nel negozio Orange e abbiamo comprato questa SIM card. Che ci è costato su... 20 euro. 20 euro con 130. 135 giga. Sì. E prima di tutto bisogna sbloccare il PIN, quindi inserirla nel telefono e togliere il PIN. Dopo tolto il PIN, la possiamo inserire nel router e è già attiva. E solo che dopo un mese questa scheda, questo tipo di promozione che avevamo noi, con la ricarica di 20 euro non ti dà più 135 giga, ma te ne dà solo 35. Quindi abbiamo deciso di buttare questa scheda e acquistarne un'altra. Vodafone, che ha sempre lo stesso prezzo, quindi 20 euro. Però 5 giga in più. 5 giga in più, quindi 140. 140. E una volta poi finito il mese, anzi 28 giorni, possiamo ricaricarla sempre di 20 euro e avremo sempre i 140 giga. Sì, non hai bisogno di portare dall'inizio i documenti per rifarla. Per rifare tutto, quindi sì. Possiamo ricaricarla, sì. e basta. In qualsiasi punto Vodafone o... Sì. Sì. E già si punto Vodafone si ricarica, e anche per questa scheda, prima di inserirla in questo router, abbiamo dovuto inserirla nel telefono, disattivare il PIN e poi metterla nel router. Sì. Secondo noi questa è un'informazione importante per chi decide di viaggiare. E c'ha pochi giga. C'ha pochi giga, come noi, e viaggiare in Europa. Questo per l'Europa però. Sì. Se vi è piaciuto il video vi chiediamo di seguirci anche negli altri canali social, che sono Instagram, Facebook e TikTok, sempre con il nome omarerica.camperlife. Grazie per aver guardato il nostro video e mi raccomando, seguiteci.